Eccoci qua, buongiorno, www.maurizio.it. La notizia del giorno è che Mark Zuckerberg, Facebook, lancerà la sua moneta che si chiamerà Libra, gestita poi da un'altra società che si chiama Calibra. Interessante, dice che la missione di questa nuova moneta è creare un'infrastruttura finanziaria globale che serva a miliardi di persone in tutto il mondo. E dice, vogliamo rendere facile per tutti inviare e ricevere denaro proprio come accade con le nostre app. Sì, interessante, terremo sott'occhio questa novità, ne cercheremo di conoscerne sempre di più gli sviluppi, tranne il white paper che è stato pubblicato oggi, quindi ci sono già degli indirizzi di come e dei partner che avranno questa cosa qui, però la tecnologia blockchain, molto interessante la tecnologia blockchain, ma per garantirne la stabilità, non come i Bitcoin che fluttuano, perché qualcuno ha scritto addirittura bene rifugio dopo un anno, che erano in sofferenza. Adesso i Bitcoin sono diventati bene rifugio di chi? Non so, rifugio da che cosa, non lo so, ma questa è una mia considerazione personale. Però per garantire la stabilità di questa nuova moneta Libra di Facebook ci saranno degli asset reali a bassa volatilità come depositi bancari e titoli di Stato a breve termine. Cercheremo di tenercene informati, anche perché sicuramente questa moneta, se dovesse partire con un miliardo di persone che non hanno rapporti con la banca, ma possiedono un cellulare, potranno fare scambi di moneta in maniera come su WhatsApp ci scambiamo le immagini e le fotografie. Sapete che in Kenya già questa struttura dei telefonini di scambiarsi il denaro tra pastori kenyoti viene già fatto col telefonino, vendono e comprano i greggi col telefonino, quindi c'è già un'economia digitale in Kenya, fatta già da anni che funziona molto bene. Monitoreremo questa interessantissima novità, notizia. Ma ricordatevi che il Bitcoin è da osservare, da maneggiare, handle with care, maneggiare con cura, e come qualcuno ha sbagliato a scrivere, non è un bene rifugio, non è un bene rifugio. Il risparmio di oggi è il pane di domani. Alla prossima!